L'obiettivo è immunizzare entro quest'autunno tutta la popolazione campana a patto che giungano le dosi richieste. Le priorità sono sanità e dunque la vita delle persone, ma anche pane, usando le parole del presidente della regione Vincenzo De Luca, ossia lavoro, rilancio dell'economia e di un settore in sofferenza come il turismo. Su questi due assi si muove l'azione di governo della regione, che ha come scopo quello di allargare la platea di vaccinatori per consentire di giungere a 60.000 vaccinazioni al giorno. Inoltre, sul fronte della scuola, De Luca annuncia novità in occasione della visita al centro emodialisi di Camposano in provincia di Napoli. Dopo Pasqua è possibile la riapertura fino alla prima media, ovviamente verificando l'andamento del contagio. Penso che possiamo essere fiduciosi anche perché, ripeto, noi abbiamo già vaccinato il 95% della popolazione, del personale scolastico, docente e non docente. Quindi abbiamo creato una condizione di base di maggiore sicurezza. Le ripeto, se avessimo avuto vaccino somministrabile anche a ragazzi sopra i 16 anni, avremmo completato tutto il mondo della scuola, perché non c'è dubbio che questa è una priorità. Quindi anche da questo punto di vista siamo fiduciosi, però attenti. La linea della Campania è quella di sempre. Noi dobbiamo aprire tutto, ma per sempre. Non aprire due giorni e poi chiudere due mesi, perché questo sta portando l'Italia all'esaurimento nervoso. Questa è stata la scelta del governo precedente, la scelta delle mezze misure. Se noi avessimo chiuso l'Italia a ottobre, quando avevamo tutto sommato un mese di non grande vivacità commerciale, avremmo probabilmente parato allora la terza ondata. Comunque lasciamo perdere, questo è il passato.